una prima fase, un inizio. Vedete, questa conferenza dei servizi è stata voluta apposta perché noi volevamo mettere voi, che siete la parte, l'anima del commercio, di fronte a quella che è la volontà di un'amministrazione. L'amministrazione di Guarda ha voluto rievocare una vecchia passeggiata in fiera, riportandola nel centro storico, che era molto cara ai cittadini di Mistegliano. Da ciò si nasce l'operazione, l'operatività di come svolgere questa fiera. E il sindaco mi ha appoggiato, perché io non ero in grado di poterlo fare da solo, essendo inesperiente, mi ha dato la mia nomina, che poi dopo vi illustrerà i contenuti. Quello che è stato che l'amministrazione mi ha chiesto a me, come io l'ho chiesto a loro, si prefigge obiettivi, uno dei quali cercare di valorizzare il più possibile tutte le attività produttive del territorio, generale, commerciale, nella sua interezza. E poi un altro intende dare al cittadino e al visitatore una fiera di qualità. Noi conosciamo benissimo che le fiere si svolgono in qualunque parte, in qualunque area vi è una fiera, uno mostra con le piccole grandi cose la loro operatività, ditte di fuori, ditte locali. In questo il sindaco è stato chiaro e ha detto che voleva una, perlomeno perché potesse crescere in futuro, per ora è un primo passo che facciamo per realizzarla, visto che è da anni che non si fa più, fare una fiera di qualità. E allora io dalla mia parte ho messo a disposizione tutta la struttura, per quello che è la mia competenza e per come io posso venire incontro alle vostre esigenze. Per arricchire tutto ciò si è voluto inoltrare, incanalare nella fiera la notte bianca, in modo che i commercianti, i ristoratori, sensibilizzati dai vostri suggerimenti, da ciò che loro vogliono, in modo che arricchiscono il territorio con un'affluenza bella, con una solidità piena, vogliamo creare la notte bianca nella fiera di maggio. Signora, nello stesso periodo, nella stessa area, creare la fiera di maggio, insieme alla notte bianca. L'idea è piaciuta e che comunque oggi io la vengo ad esporre a voi e la sposo in toto. E allora da ciò, ora io finisco, lascio la parola a chi ha le competenze specifiche assegnate dal sindaco a poter illustrare a voi come andranno a definirsi le cose, come verranno allineate, che io effettivamente le conoscerò più avanti, però ho piacere di ascoltarle ora insieme a voi. Grazie. La tradizione della fiera di maggio, che a fianco ricorda ancora prima degli anni 50, eccetera, eccetera, è stato un bel momento per Mister Bianco, sia nei tempi antichi, i nostri padri e qua. Poi successivamente, negli anni 70, 80, 90, hanno visto questa fiera crescere in un certo modo. E in questo caso vorremmo realizzare una fiera che avrà un'altra apertura. Chi non si evolve si estingue, dice oggi uno slogan diciamo imprenditoriale, perché l'artigianato ha le sue problematiche di produzione, di costi, eccetera, eccetera, così come il commercio. Allora se apriamo questa fiera a un altro aspetto innovativo e ci rivolgiamo a quello che io ho chiamato Expo Innovation, per credere in quelle aziende e quindi sostenerle e poterle presentare, metterle in vetrina, che si occupano di energia rinnovabile, di innovazione o di ecosostenibilità, perché il futuro è sicuramente in questa direzione. Un altro braccio della fiera potrà ospitare quello che è l'artigiano tecnologico, che oggi, nonostante le problematiche che può avere nel periodo, ma è quello che comunque si sostiene. Si sostiene perché l'artigiano oggi non può lavorare senza l'aiuto della tecnologia, che non è solo il computer, ma la meccanizzazione aiuta molto quello che è la produzione. Infine, la fiera ospiterà anche l'e-commerce, il commercio online. Ne abbiamo sempre parlato, sappiamo cos'è, e quindi si proietta anche qui su un mondo che va verso il futuro.
su chi parteciperà alla fiera, possiamo parlare insieme, ne parleremo sicuramente, cosa vogliamo fare? Vogliamo dare spazio alle aziende locali, non a caso non si chiamerà Fiera di Maggio, ma si chiamerà Mister Bianco Fiera, dove fiera è un aggettivo, al mio modo di vedere, ma è fiera perché, in quanto sostantivo. Perché Mister Bianco è fiera di presentare i suoi prodotti, i suoi gioielli, quello che ha dentro il territorio. Sicuramente nella fiera parteciperanno anche aziende che vengono da fuori, ma non diremo no, perché lo stand avrà un costo di noleggio per i 4 giorni, tutto quello che comporta l'organizzazione della cosa. Per cui voglio dire, stiamo dando vetrina primo ai nostri imprenditori, e Mister Bianco ha una buona tradizione di imprenditori della realtà che non può perdere e che quindi ci impegniamo, ci sforziamo per mantenerlo, per mantenerci, e poi perché riusciamo a dare sicuramente un'altra immagine di fiera, che non è la fiera di paese, ma è una fiera che si proietta un po' più avanti, un po' più in là, cercando di importare utenza sicuramente non solo di Mister Bianco dintorni, vediamo di proiettarci anche più là, vediamo di coinvolgere le città. Mister Bianco non è l'ultimo paesino della Sicilia, ma è un paese che ha una sua dignità, e quindi parlo di dignità commerciale, e quindi perché non provare a creare anche questo momento di turismo o di interesse economico e far venire persone da fuori le mura. Questo è quanto riguarda l'aspetto fiera. Poi nei particolari mi chiederete o ci chiederete. Quando riguarda il sabato sera, e quindi ecco il nostro rapporto con le associazioni di categoria, la notte bianca. La notte bianca dovrà costare poco, dovrà costare niente, per motivi che sappiamo. Perché? Perché se io da organizzatore penso di fare un bel palco e mettere delle luci e chiamare il gruppo che suona, ci vuole. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di creare il primo raduno di musici da strada. Cosa sono? Sono quei bravi musicisti che troviamo a Taormina, in Piazza Rossina a Catania, nelle città più belle, che suonano il mandolino, il violino. Ma fare un raduno vuol dire almeno averne 10-20, creare proprio una tradizione del raduno dei musici da strada. Vi garantisco, per come mi sono documentato negli ultimi mesi e come ho gironzolato per le vie della Sicilia, sono stato più volte in Calabria per lavoro, più volte a Messina, quindi mi è capitato di vederne tanti davvero. E vi garantisco che ci sono degli artisti, delle persone bravissime. Non parlo di artisti da strada, ma parlo di musici da strada. Creare un raduno vuol dire cercare la situazione per una notte dove farli dormire, e B&B ci possono sostenere in questo, e penso che un pranzo e una cena glielo possiamo anche procurare. Voglio aprire in questa nuova tradizione. La notte bianca sarà fatta con questo criterio, per cui dislocheremo nei vari punti, e insieme a voi dobbiamo identificare questa cosa, perché lì entrate in ballo le associazioni di categoria, nel senso, creiamo in questi angoli, in questi punti del centro, poi concordando tutto questo con il traffico, con i vigili urbani, ma questa è una organizzativa che insieme dobbiamo vedere, passa storia e di supporto anche per questo. La notte bianca vuol dire che il commercio sta aperto fino a tarda ora e può accogliere come quello che vuole. Ditemi cosa, certamente, ditemi cosa vuole fare il commerciante, lo condividiamo insieme, perché parte voi già siete rappresentanti delle vostre aziende, ma potete essere portavoce di altri, e mi può dire che l'agenzia X vuole fare davanti uno spettacolino, una cosa, purché non sia di disturbo alla situazione, purché si rispetti alcune, ma queste sono le classiche situazioni che vanno concordate. Il centro storico di Catania, allora, del gruppo. Poi, quelli che sono i vari particolari, metteremo. L'importante è che nel giro di una quindicina di giorni ci sentiamo spesso, sapete come, dove trovarci, eccetera, eccetera, e condividiamo queste cose. E noi come organizzazione, quindi parlo io, la storia di questo caso, dobbiamo avere la visione totale della situazione. Eviteremo che all'ultimo momento nasca un problema. I problemi si prevedono, non devono accadere all'ultimo momento. Io, mi conoscete, sono abituato a lavorare con questo criterio. L'evento io ce l'ho in testa, lo metto
su un foglio di carta e quello e cerchiamo di lavorare su quello. Quando ci sono dei problemi, a mano si risolvono. Però, voglio dire, se ci avvertite in tempo di un'eventuale idea, di un'eventuale novità, di un'eventuale proposta, si può condividere e vedere insieme come si può fare. Queste sono le due operazioni. Notte Bianca, quando la Confcommercio e l'associazione UCI, CEPI UCI, ci collaboreranno, e la Notte Bianca che sarà, diciamo, un beneficio per tutti i commercianti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, sulle aziende che espongono, io non voglio fare filtro, però è necessario che si faccia, perché è difficile questa cosa da spiegare, ma cercate di entrare nel mio meccanismo. Io voglio essere selettivo per creare un precedente e avere una fiera di qualità. Per cui, se io parlo di innovazione, già io ho cercato, sto cercando e stiamo cercando delle aziende che propongono innovazione. Allora io mi sto cercando delle aziende di spessore, almeno 10 per tipologia, e non è facile, e mi creo già uno status alto. Dopodiché, io prevedo almeno 50. Questo è il conteggio che abbiamo fatto, perché adesso poi c'è un altro aspetto che è i numeri, ma che non è di mia competenza, perché io non c'è, non è merito, sono problemi dell'assessore, non potrei. Vediamo chi sono queste aziende e cerchiamo di coinvolgere più aziende possibili che siano qualificate nel territorio per questa operazione. Se poi viene un'azienda che è qualificata e non è del territorio, siccome lo stand ha un costo, noleggiamo, abbiamo preventivato dalle 200 alle 250 euro, che non è un costo esagerato, è un costo giusto per una fiera, voglio dire. Ma anche perché il comune non deve guadagnare in questa operazione. Gazebo da fiera, gazebo 4x4 con illuminazione, punto luce, e tutto circoscritto tra via Gramsci, via De Felice, via Galimberti e via San Nicola. Quindi vediamo di poter dare anche uno spazio per i bambini, un'area giochi, quindi la faremo dentro le scuole, oppure, cioè, stiamo mettendo a fuoco questa cosa, ma adesso noi lo scopo primario è quello di lanciare il messaggio, lanciare l'evento. Da questo momento in poi si comincia a lavorare su questo evento e a pianificarlo nei dettagli. Noi siamo ben pronti di scommetterci. Questa è la scommessa dell'amministrazione, cercare di far rievocare sul territorio del centro storico una fiera che porti alla gente il piacere di andare a vedere sulla Notte Bianca, si possa sposare con una questione di allegria, di portare anche un senso di voler dimenticare, lasciargli dietro quello che sta accadendo, che un po' tutti vediamo. Si cerca di arricchirla come? Utilizzando voi, che siete il motore pulsante di una cittadinanza che comunque, al di là del fatto che io vi dico grazie comunque, ma è un grazie per incontrarci e per rinnovare il mio invito e alla vostra vera partecipazione. Bene, per voi, ma noi dobbiamo costruirla, ormai la vita ci rende talmente puerile. Grazie, buonasera.